E anche quest'anno il Glossglockner, però con novità, costa 30 euro. Allora, sono un po' alla fine di questo grande giro d'Europa fatto dal 5 di agosto fino ad oggi e dovevo finire venendo quassù. Perché venendo quassù? Perché quassù per me è un posto magico e quindi devo chiudere facendo un po' il riassunto di quanto fatto proprio da qua, mentre accendo anche la telecamerina qua sotto. E adesso andiamo a pagare. Olè. Sperando che questa regga. Allora, Grossglockner è una strada mitica, sto facendo una pista. E andiamo a pagare. Ops. Diciamo che questa è l'ultima strada bella di montagna di quest'estate. Facciamo un po' un bilancio. Il bilancio è che hanno messo il radar. Il bilancio è che l'Europa è bellissima, l'Est Europa ha anche qualcosa in più perché siamo andati in Romania per fare i Carpazi. Questo giro si è chiamato Pazzi Carpazzi con gli amici e la Romania ha riservato delle sorprese. Intanto i romeni sono un po' come noi, come gli italiani, gli piace fare la vita, la sera escono, gli austriaci no, assolutamente no. Gli austriaci alle 7:30 chiudono la cucina e chi si è visto si è visto e quindi c'è un po' di vita in Romania. Ma soprattutto ci sono due strade. La Transfăgărașan e la Transalpina. Delle due, la Transfăgărașan è la più scenica, ma la Transalpina è la più bella dal punto di vista delle curve, della qualità dell'asfalto, del percorso. 148 km, un po' come quelli che sto facendo adesso, cioè 148 km di vera goduria. Goduria per chi va in moto, a chi piace guidare, una goduria senza fine. Abbiamo fatto anche altre strade tornando di qua, da questa parte. L'Austria per me è un pezzo di cuore e quindi con gli amici siamo stati anche a Nockhamstrasse, al Malta Hockhamstrasse, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. E adesso che gli amici sono partiti è bene che anche questa moto faccia, questa mia moto faccia il Grossglockner. Grossglockner Hockhamstrasse è una strada mitica perché è perfetta, perché costa 30 euro l'ingresso e perché va bene così. Allora, questa moto, parliamo un po' di questa moto. Qualcuno mi ha chiesto: ma che fine ha fatto il V85? Il V85 è stato venduto alla fine dell'anno scorso, è stato venduto e poi ho comprato questa moto qui. Ho comprato questa FJR 1300, che è una moto che volevo provare da sempre. Io sono uno di quelli che queste moto gli piacciono parecchio. Ho avuto 3 RT, non una, 3, quindi volevo una cosa un pochino più sportiva dell'RT, un po' più carenata del V85. V85 è andato benissimo, è stato divertentissimo, ci ho fatto 22.000 km in un anno, mi ha lasciato una sola volta a piedi l'anno scorso per un relais della pompa della benzina. Però dicevo, volevo provare questa FJR 1300 del 2006, comprata con pochi soldi, veramente pochi, ma con un ottimo stato di servizio. L'ho comprata che aveva 106.000 km, credo ne abbia quasi 119.000 a questo punto. Che dire di lei? Che ancora tutti i cavalli ce l'ha nel motore, il suo 1300 gira pacioso, sempre molto lontano dalla zona rossa, anche perché quando arrivi alla zona rossa sei praticamente a velocità warp, e consuma una media di 16,5 al litro quando non gli si tira il collo, se no siamo allegramente sugli 11, come in questo momento sicuramente saremo sugli 11 km al litro. Che figa, che figa, che figa! Non sapete la puzza dei freni bruciati che c'è alla rovescia, una cosa spettacolare.
chi viene con la macchina li butta via i freni. È il mio ultimo giorno in Austria, quindi me lo sto godendo. Vengo quassù proprio perché per chiudere questa splendida vacanza e per fare questo piccolo racconto finale. Mamma mia. Ora, finché regge la Insta, sarò sulla Insta, quando la Insta avrà finito sentirete la mia voce sulle immagini più basse della GoPro. Saliamo fino in cima, questo è il primo parcheggio, quello sotto. Sono salito dalla parte di Salisburgo perché ho fatto un giro un po' più largo per poi scendere dalla parte dove ho la casa, la stanza, verso dopo Lienz, verso il passo Promollo, anche perché domani dovrebbe essere l'ultimo giorno di bel tempo. Dopo qui il tempo si guasta, non in Italia dove fa un caldo esagerato, quindi non ho molta voglia di tornare. Uno, per il caldo; due, perché mi rincorre la vita non della vacanza, e sinceramente a stare col culo sulla moto a fare chilometri sono stato molto bene. Allora, torniamo a parlare dell'FJR. FJR che è stata comunque da me ispezionata, i ragazzi di BRT Prototipi di Roma l'hanno guardata, hanno cambiato tutti i liquidi comunque, freni, e il verdetto è che sta veramente molto bene. Non sembra avere questi 106.000 km quando l'ho comprata, adesso sicuramente ce n'ha quasi 120.000. Sono al secondo treno di gomme perché ho provato prima le Mitas Sport Force EV, sono durate poco, circa 5.600 km, e adesso sono con le Touring Force, sempre Mitas, per provarle. Devo dire, non sono male, però diciamo, quando sono nuove vanno un po' capite, erano un po' alte di pressione, già usate ti permettono di fare praticamente tutto, sono abbastanza sincere, sono un po' rigide di carcassa, però va bene così, insomma, alla fine fanno il loro mestiere. Per quanto riguarda la tenuta, diciamo che ci siamo, stanno per finire anche queste. Le Mitas stanno per finire perché hanno fatto autostrada, passi di montagna, pioggia, tanta pioggia, soprattutto fra Ungheria e Romania abbiamo preso veramente tanta. Stanno un po' per finire, diciamo che arriverò a casa a Roma che saranno ancora una volta da cambiare, però è anche il mestiere loro, insomma, va bene. Mi sono portato dietro anche un treno di pasticca anteriore, conoscendo il peso di questa moto, che certamente non è leggero, però devo dire che non mi sono servite per il momento. La moto frena bene, c'è ancora materiale, frena molto bene questa moto. C'è un impianto un po' strano perché davanti e dietro ha le pompe Brembo, ma i freni Nissin, le pinze Nissin. Non so perché Yamaha ha fatto questa scelta, però devo dire che li ringrazio perché la moto funziona molto bene. Ole! Sempre più in alto. Molti di questa moto dicono, sta piovendo, molti di questa moto dicono che la sella è scomoda. Io invece la sella originale la trovo più che comoda, anche perché è piatta, ti consente di muoverti sulla sella per fare le curve. Sta veramente piovendo qua, non va bene così prendere l'acqua anche sul Grossglockner. Meno male che solo l'acqua, perché in altri anni pure la neve è venuta giù d'agosto, quindi va bene così, va bene l'acqua. Quindi un po' più di circospezione, allarghiamo un po' più le curve. Si abbassa la temperatura. Guardate che anche qui in Austria la temperatura a valle è di 29-33 gradi ieri, mentre più si sale più si sta meglio, adesso ce ne sono addirittura 20 con questa acquetta che ha bagnato un po' il parabrezza, ma assolutamente non dà nessun tipo di fastidio per quanto riguarda la guida.
Ecco, c'è un po' di... Il Karda non è mobile, diciamo, snodato come quello della BMW, quindi quando dai il gas questa potenza, circa 150 cavalli, 144 cavalli, se non mi ricordo male, si sente la botta sulla coppia conica, vabbè, ci sta. Io prediligo le moto col cardano, perché se devi fare tanta strada, tanti viaggi, è una schiavitù con portarti dietro l'olio, devi metterti là ogni volta che ti fermi, oliare la catena e due palle. Ecco, questo è un prototipone di un Audi, guarda, vedi? Qui sul Glossglockner non è una cosa strana incontrare dei prototipi, non è la prima volta. Ne ho incontrati veramente parecchi di automobili, anche perché qui provi un po' tutte le condizioni, eh? Sono sceso da sotto che c'erano 30 gradi, adesso qui ce ne stanno 19, vedi che ce n'è per chiacchierare, per provare soprattutto. Che bella bellezza, la bellezza. Giusto per farci capire come siamo messi, guardate un po' qua il Glossglockner. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza. Qui sotto anche un po' di acquetta, che fa sempre bene, però questo serpente d'asfalto è veramente fantastico. Allora, parlavamo un po' di lei, l'FJR 1003 del 2006, in splendide condizioni, come direbbero gli inglesi, mint condition. Ecco, vedete le Mitas come si sono comportate, sono direi ottime ancora per arrivare giù a casa. Il testimone è vicino ma ancora non toccato. La moto ha avuto un piccolo upgrade, che è quello dei fari anteriori a LED. È comoda, le borse naturalmente sono state staccate adesso per fare questo giro. Molto comoda, favolosi questi due scarichi cromati posteriori. Ecco qua, è entrata la ventola, perché comunque sta ferma e c'è la ventola. Se vi iscrivete, cliccate sulla campanella, almeno sapete quando escono. E che vi devo dire? E qui si sta di un bene, rimarrei qua. Ciao a tutti!